Ok, ci siamo. Abbiamo con noi Antonio Tricarico di Recommon e Roberto Sensi di ActionAid. Ultimo giorno dei negoziati, oramai il destino del testo è segnato. Antonio, la tua opinione sul testo? È complessivamente un passo indietro, nel senso si è dovuto lottare e faticare per confermare i principi del 92, neanche tutti se siamo poi precisi, e rispetto a quelli che sono i meccanismi attuativi sul fronte sia impegni finanziari sia trasferimento di tecnologie, sostanzialmente non c'è nulla a meno che qualche approccio volontaristico e nuovi processi in ambito di Nazioni Unite, mentre per quanto riguarda poi questione che era un po' al centro della materia negoziale, cioè qual è questa nuova green economy che deve nascere, in sostanza si predilige un approccio strutturalmente di mercato che va a ridurre la possibilità di sviluppare politiche pubbliche di carattere più efficace, in un certo senso per dare risposta soprattutto sul fronte dello sviluppo, ma direi anche dell'emergenza ambientale. Quindi un giudizio profondamente negativo. Io vorrei aggiungere, insomma, lo scoramento è grosso questa volta. Io ho la sensazione che siamo alla fine di un ciclo e mi chiedo chi è che continuerà a porre fiducia in questi processi delle Nazioni Unite. Questa è una grave crisi di rappresentatività anche a livello internazionale. Tanto parliamo della crisi della politica a livello nazionale, ma non è che siamo messi meglio a livello internazionale. Quindi c'è molto da riflettere dopo questa sbandata. Roberto, questo summit è stato anche una vittoria dei BRICS. Prende un po' atto di un nuovo equilibrio geopolitico in qualche modo. L'Unione Europea è stata completamente sconfitta su qualsiasi sua proposta. Oltre ad essere una vittoria dei BRICS, è anche una vittoria delle azioni bilaterali, delle azioni volontarie dei singoli paesi, oppure per lo sviluppo sostenibile, soprattutto alimentare, non solo ambientale, è ancora fondamentale il ruolo delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite. In linea generale, il ruolo del multilateralismo è fondamentale, perché se veniamo a quello che sta succedendo per quanto riguarda la sicurezza alimentare in ambito G20, ci rendiamo conto che lì si definiscono le politiche di sicurezza alimentare nell'interesse di un gruppo di paesi, ma non nell'interesse, diciamo, dei paesi che poi hanno effettivamente bisogno di politiche di sviluppo rurale e di politiche di lotta alla povertà e alla fame. Quindi rimane la domanda centrale: è cosa si sta facendo e quant'è la differenza tra questi, come dire, fora esclusivi e quello che è l'ambito, diciamo, Nazioni Unite, quindi la comunità internazionale. Se ad esempio prendiamo gli ambiti settoriali, leggiamo il testo relativo alla sicurezza alimentare, lì dentro si riaffermano dei diritti che erano già stati affermati. È vero che nel testo, diciamo, nelle precedenti versioni del testo negoziale c'erano degli aspetti positivi, ed è anche vero che l'Unione Europea su certe questioni aveva anche posto degli obiettivi numerici, dei target, dei tempi, eccetera. Ci ritroviamo con un testo che non dice assolutamente niente. Se, vista l'urgenza che c'è di politiche di sviluppo agricolo, di politiche economiche relative all'agricoltura per ridurre la volatilità, di una transizione ecologica del modello di produzione che è assolutamente insostenibile nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ovvero sociale, ambientale ed economica, ecco, rispetto a queste sfide, se leggiamo il testo, sostanzialmente possiamo dire che Rio Plus 20 è stato Rio Plus Nothing, Rio Plus Nothing. Il fatto che l'Unione Europea non abbia avuto tutta la voce in capitolo che avrebbe voluto, significa che questo fallimento è da imputare soprattutto a paesi come BRICS e ovviamente gli United States, che storicamente sono sempre opposti a questo tipo di implementazione? Io credo che le ambizioni vadano supportate anche con impegni precisi, e su questo l'Unione Europea non ha saputo in qualche modo avere una leadership. Quindi ovviamente c'è stata una condivisione di responsabilità, ma non possiamo dire che alla fine chi non ha voluto l'ambizione sono stati soltanto i paesi del G77. Secondo te, Antonio? Ma io direi che il Brasile ha una grossa responsabilità, in negativo questa volta, perché come padrone di casa ha voluto tirare una linea, ha voluto accettare il compromesso minimo e non ha voluto giocare una vera partita negoziale, cioè dietro quella narrativa sempre a favore dei paesi di sviluppo, eccetera. In realtà il Brasile ha voluto semplicemente riaffermare la sua affidabilità come potere globale, come nuova potenza emergente nelle relazioni con le altre potenze esistenti. Quindi siamo di fronte a un fenomeno forte di strumentalizzazione, e questo inevitabilmente nel medio e lungo termine genererà tensioni anche nel G77, nel raggiungimento
più 130 paesi del sud del mondo. Insomma, sappiamo che i BRICS giocano sempre con due piedi in due paia diversi di scarpe, e qui l'abbiamo visto abbastanza chiaramente. Ora, la responsabilità, a mio giudizio, oltre al solito approccio americano di disinteresse poi in fondo rispetto a questi carrozzoni, la responsabilità europea nasce nel fatto che, come sempre, si vuole essere circuitisti, cioè da un lato si vorrebbe avere gli impegni più precisi, dall'altro non si mettono sul tavolo risorse, ma soprattutto si chiede sempre un approccio di mercato che sappiamo benissimo come concepito predilige oggi principalmente le imprese di sicuro dei paesi ad economia avanzata, in parte quelle dei BRICS. Quindi anche qui siamo di fronte a delle contraddizioni incredibili, cioè bisogna una volta per tutte sanare queste contraddizioni, altrimenti davvero dobbiamo chiederci chi siamo venuti a fare a Rio. Una cosa che salvi almeno da questo testo? Ma l'aspetto interessante è che almeno a parole si vuole di nuovo ridiscutere di un processo, chiamiamolo, di finanza per lo sviluppo sostenibile. Ora, noi in passato abbiamo lavorato tanto sulla finanza per lo sviluppo in ambito ONU, un processo che è stato molto strumentale per ripoliticizzare l'agenda dello sviluppo nel 2002, ed è stato quello dentro il cui poi sono anche un po' emersi i BRICS, che sono andati all'Organizzazione Mondiale del Commercio, eccetera. Ora, la domanda è se il contesto politico di oggi è paragonabile a quello di allora. Probabilmente no, ma in un certo senso la speranza può essere che si generino nuove dinamiche tra i paesi del sud e che di conseguenza con l'acuirsi della crisi emergano anche nuove proposte. Noi abbiamo bisogno di nuove proposte per un trasferimento di tecnologia che non riguarda solo mettere i soldi, ma vuol dire davvero iniziare a liberare determinati brevetti, licenze su alcune tecnologie. Abbiamo bisogno di un nuovo tipo di imprese, abbiamo bisogno di politiche pubbliche. Ricordiamoci che i BRICS hanno forti finanziamenti pubblici nella ricerca, pensiamo alla Cina. Quindi se questo è funzionale ad aprire un'altra narrativa, a prescindere, ripeto, poi dalla sede istituzionale, direi che è positivo. Però poi, come sempre, va visto. Insomma, sappiamo che le Nazioni Unite sono un carrozzone non solo cooptato dal business, eccetera, ma in grande difficoltà e anche in crisi di legittimità, come dicevo. Cosa salveresti di questo testo? Direi che non è stato affossato completamente l'idea di arrivare alla definizione di obiettivi di sviluppo sostenibile, anche se il processo è posposto, anche se non si è avuto un messaggio concreto, però in realtà rimane questa possibilità, ovviamente anche confermando in qualche modo il legame con gli obiettivi di sviluppo del millennio. E direi che, per concludere, anche dal mio punto di vista, la cosa si salva effettivamente a Rio è stato quello che non è successo a Rio Centre, ma è successo a due ore di distanza da qui, ovvero nella cupola dei popoli, dove lì effettivamente si è discusso di sostanza, si è discusso di quella che dovrebbe essere una vera green economy, un vero sviluppo sostenibile. E la distanza che c'era fra il Rio Centre e la cupola, in qualche modo evidenzia anche la distanza abissale di idee, di contenuti e di prospettive. Antonio, il prossimo incontro di cui si tornerà a discutere di nuovo di sviluppo, quale sarà e perché è importante? Ma non dimentichiamoci che i veri tavoli di scontro in ambito Nazioni Unite rimangono, a dire il vero, più che questi tipi di vertici, ma i negoziati intorno poi a quelli che sono i protocolli delle varie convenzioni che nacquero nel 92. Cioè, in particolare oggi la convenzione sulla biodiversità è molto problematico il negoziato, ci sarà un incontro a ottobre in India. Sappiamo quanto il processo clima in un certo senso ormai è un po' su un binario morto, quindi probabilmente quello è meno rilevante. Io credo che non abbiamo più un'unica sede, cioè non abbiamo più un unico spazio internazionale. Anche noi, che abbiamo sempre spinto molto, abbiamo voluto mettere le Nazioni Unite potenzialmente davanti al G20, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, dobbiamo constatare che oggi siamo di fronte a un impasse strutturale. Quindi, così come sta avvenendo nella crisi in generale, principalmente si ritorna a un livello nazionale. Il problema del livello nazionale è che poi i paesi forti, che hanno risorse, sono in grado di fare politiche, e i paesi più deboli no. Quindi allora qui nasce poi il problema di una cooperazione internazionale che ovviamente oggi non c'è. Allora, dove tutto questo si discuterà? Non lo sappiamo, molto dipende da come andrà questa crisi, perché non dimentichiamoci che questa crisi cambierà anche relazioni politiche tra i paesi di economia avanzata, e questo avrà delle ricadute. Io credo che la grande maturità sarebbe se i movimenti della società civile riuscissero, nelle loro discussioni più politiche, ad elaborare davvero alternative molto più articolate
e soprattutto iniziarle a praticare. Praticare per creare consenso nella società. Oggi ricordiamoci che in Europa con la crisi attuale non c'è più spazio per parlare di solidarietà, addirittura in alcuni paesi europei come in Germania non c'è spazio di parlare di solidarietà con i greci, quindi figuriamoci che di solidarietà con i paesi di sviluppo. Questa è la tragedia politica che oggi viviamo, cioè ci manca uno spazio che va tutto ricostruito, le istituzioni non sono all'altezza, i governi deludono, si rischia di andare in un populismo, quindi come ricostruire questo spazio non c'è molto tempo e credo che questa sia la vera sfida per l'azione della società civile.